legge regionale 16, la prima legge in Italia sull'economia circolare, che questa regione ha voluto con determinazione, anche anticipando il pacchetto europeo che ci è stato presentato dall'onorevole Bonafè. Una legge che quindi si pone il tema dell'uso, del buon uso della materia, del riuso e soprattutto della simbiosi industriale, arrivare a fare in modo che davvero ciò che è scarto diventi risorsa per un'altra impresa, per un altro ciclo produttivo, per un'altra attività. Ci poniamo l'obiettivo della riduzione innanzitutto della produzione dei rifiuti del 20-25%, ci poniamo l'obiettivo del 73% di differenziata al 2020 e l'obiettivo del 70% di riciclo, nonché una produzione di rifiuto pro capite di 150 kg ad abitante. Serve quindi far partecipare tutti a questi obiettivi ambiziosi, vogliamo che i cittadini abbiano la possibilità attraverso anche una piazza virtuale di poter conoscere, ma di poter anche partecipare e dire la loro. Vogliamo che davvero l'obiettivo dell'economia circolare diventi l'obiettivo della comunità emiliano-romagnola. Il processo partecipativo in estrema sintesi si compone di momenti virtuali e di incontri con le persone, quindi delle sessioni, e questa è la prima presentazione del convegno odierno, e dei momenti invece in cui lanceremo dei temi su una piattaforma telematica, appunto sulla piazza, dove la società regionale, dalle associazioni, imprese, utenti si possono iscrivere e dove potranno far pervenire le loro opinioni. È affiancato a questa piazza, a questo forum, un momento inizialmente partecipato, il percorso partecipato finirà a marzo 2017, successivamente è stato affiancato un gruppo di lavoro, una cabina di regia per il forum permanente con l'economia circolare, proprio col compito di dare prosecuzione, dare gambe, quindi al momento della partecipazione istituzionalizzata seguirà anche un percorso poi nel tempo per portare avanti questa esperienza che riteniamo e speriamo sia proficua. L'economia circolare assieme alla sharing economy, assieme all'economia solidale, rappresenta concretamente questa modalità di produrre valore completamente diverso da quello che viene considerata l'economia tradizionale, un modo per risparmiare ma anche un modo per essere eticamente presentabili all'interno di un mondo di consumatori sempre più attenti anche a questo aspetto. Qui ci sta tutta la tematica del risparmio energetico, delle fonti alternative, delle tecnologie che servono, voglio dire, a questa economia nuova. Questa è una sfida che questa regione riuscirà ad affrontare e cogliere grazie all'aiuto di tutti. Il forum darà innanzitutto informazione, consentirà una buona comunicazione, consentirà interazione fra tutti coloro che si vorranno iscrivere e la regione, e consentirà anche di costruire, di mappare delle buone prassi, perché noi siamo una regione che già oggi è una regione green, ha imprese che chiudono il cerchio, quindi da domani hashtag economia circolare.